Pope Francis met with Vatican employees. They greeted him with great enthusiasm as he blessed them. This boy got a very special autograph. The Pope explained that he could not celebrate his second Christmas at the Vatican without thanking them for their good job. Senza incontrare le persone che lavorano senza farsi vedere e che si definiscono ironicamente gli ignoti, gli invisibili. I giardinieri, gli operai della polizia, gli uscieri, il capufficio, gli ascensoristi, i minutanti e tanti, tanti, tanti. He explained that they also belong to the church and encouraged them to take care of their spiritual life, their families and their work. He called on them to create a friendly working atmosphere. Io so che alcune volte per conservare il lavoro si sparla di qualcuno per difendersi. Io capisco queste situazioni, ma la strada non finisce bene. Alla fine saremo tutti distrutti, fra noi, no? E questo no, non serve. Ma chiedere al Signore la saggezza di saper mordersi la lingua a tempo. Per non dire parole ingiuriose, che dopo ti lasciano la bocca amara. Pope Francis told them that Christmas is a celebration of poverty, not of consumerism. His last comment made all the Vatican workers break into applause. Non voglio finire queste parole di auguri senza chiedervi perdono per le mancanze mie e dei collaboratori, anche per alcuni scandali che fanno tanto male. Perdonatevi. Pope Francis said goodbye as he wished them all Merry Christmas and, as usual, asked them to pray for him.